una cisti ovarica molto grande, Sì. per cui appunto era urgente toglierla perché mi avrebbe se non provocato altro, significa appunto un'emorragia per cui dovevo essere ricoverato, oppure dei dolori fortissimi per cui avrei dovuto fare ugualmente l'intervento senza sapere magari che cosa avessi avuto. E allora lì mi sono decisa e ho fatto l'intervento e dopo l'intervento in pratica mi è rimasta l'emorragia. Sì. Ho avuto sempre delle perdite di sangue, in pratica non ci sono potute nemmeno, cioè, le farmaci che io ho preso a poter bloccare appunto la situazione. Per cui mi sono portata dietro questa situazione per un anno. Per un Durante anno. quest'anno sì, io ho subito appunto tre interventi perché in pratica avevo riproduzione sempre di cisti, fibromi e anche dei polipi. Gli ultimi appunto sono stati tolti ora a maggio. E dopodiché, in pratica, appunto, dicendomi che avendo tolto, cioè, questi polipi che c'erano, in pratica erano loro che sanguinavano, io avrei dovuto risolvere il problema. Però il problema persisteva ancora, per cui il mio titolare, in pratica, ha visto su Rai 3, in pratica, diciamo, La come posso trasmissione? dire? Perfetto, la trasmissione di Rai 3, in cui si parlava appunto del dottor Simoncini. E lui mi ha detto, perché non ci provi? Ma esattamente, provaci che cosa ha fatto con il bicarbonato? Le spiego subito, in pratica dei lavaggi Sì. interni. E questi lavaggi, in pratica, dopo averli finiti, dovevo stare appunto coricata nel letto, girandomi dopo un quarto d'ora sempre di 90 gradi, per cui appunto dovevo fare il lavaggio interno totale. Ho E capito. questo appunto per un'oretta al giorno. Dopodiché, appunto, il dottor Simoncini intanto mi aveva detto che nel giro di 5-6 giorni avrei avuto il blocco dell'emorragia, e questo è stato vero, perché effettivamente dopo 6 giorni io non ho avuto più Cioè niente. praticamente lei diciamo, da un anno a questa parte non aveva mai interrotto l'emorragia e dopo L'emorragia si era bloccata solo per qualche giorno, avevo avuto un po' di respiro qualche giorno, però poi era finita. dopo le operazioni, Sì, dopo però poi tutte le ricominciava subito. operazioni. Sì. E Mentre invece poi appunto con il... emorragie non ci poteva nemmeno l'antiemorragico, non ci poteva niente, cioè me lo Quindi... portavo dietro, me ne stavo prendendo anche una malattia, avevo quasi un esaurimento, È perché chiaro, non cioè... vivevo più, non potevo fare niente, No, è chiaro, adesso è capito? una cosa orribile, insomma. Sì, abbastanza, non, sinceramente non l'auguro a nessuno perché appunto mi sono ritrovata ad avere una situazione molto brutta addosso, cioè pensavo che la mia vita fosse finita perché non... Cioè non vedevo altrimenti, nessuna soluzione. Quanti anni ha, scusi Dopo, signora? io ho 38 e mi avevano detto che comunque l'unica soluzione era quella di togliere tutto, cioè proprio per non dover avere più problemi. Però Vabbè, certo. io mi sono battuta per scoprire appunto la causa del problema. Quindi le Da lì in volevano pratica... togliere l'utero? Sì, certo, perché in pratica togliendo quello in pratica si risolveva la situazione. Quindi secondo lei Però... cos'era la causa, adesso visto a La posteriori? causa adesso me l'ha spiegato poi il dottor Simoncini, in pratica da un BAP test fatto risultava la candida e quella lì era l'infezione che io mi portavo dietro che mi riproduceva il tutto. Ma Cioè io scusi. nel giro di 2 o 3 mesi avevo di nuovo polipi, fibromi, un mesetto fa ho fatto di nuovo il BAP test, la candida è sparita e io infatti l'utero mi risulta essere perfetto.